strilli di piacere che sono quelli dei cantanti sul palco, dei Dapunti qua a casa, quindi non soltanto di Alfano che si chiuso le palle nel coperchio del pianoforte. Basta con queste voci, con queste situazioni che poi le persone si fanno una nomea e non è bello. E poi andiamo avanti con il settimanale nuovo, c'è cioè l'ultima di Tina, sconvolge il festival. Maria adesso ti si vede tra me e Gemma, cioè questa foto devo dire è venuta abbastanza bene di Gemma e Tina, e c'è Maria con la sua tipica impressione da sono molto soddisfatta di essere in copertina. Quasi in chiusura la crisi degli alloggi durante il festival a Sanremo, su pareti c'è Herman Meta, lo vedete, mentre cerca di ritornare al suo hotel, l'hotel Strapiombo, 600 metri sul livello del mare, che è stato un piccolo inconveniente, durante lo sforzo, e meno male, i giornali non hanno il suo nome. E in chiusura, mentre il signor Claudio continua la sua prova, insediamo per la... Masterizza le canzoni di Sanremo e vendile tu, può essere un'idea in questo periodo di crisi degli artisti. E poi una curiosità, i sex toys diventano smart. Allora il mio consiglio è attenzione a dove vi parcheggiate, perché poi un attimo che arrivano dei consoli. Fastidiosi. Va bene, la signora Claudio Colomelli. La migliore delle buonasera. Conosceremo il verdetto di questa sera, stiamo per conoscerlo, e quindi scopriremo le 16 canzoni finaliste del festival che domani sera daranno vita appunto alla serata finale. Scopriremo in ciascun big appunto se proseguiranno, andranno nella parte verde del nostro schermo, quelle che invece vengono eliminate nella parte rossa. Iniziamo da Chiara, nessun posto è casa mia. Sì! Bernabei.